Allora, vuoi presentarti da solo? Una maglia FIV, che vuol dire che è un incarico federale in questo momento, ma prima di tutto sei stato un regatante classe Tornado, giusto? Sì, giusto, e non solo Tornado, ma diciamo che l'esperienza più importante è stata il Tornado con il 2005-2008 per Beijing, e lavorando con, soprattutto con Vincenzo Sorrentino e Francesco Marcolini. Questa è stata un'esperienza importante per la mia specialità del catamarano. Poi ho vinto diversi titoli italiani in hobbycat e diciamo che mi occupo ormai di formazione multiscafo a tempo pieno. Adesso le Olimpiadi che cosa hanno a che fare con te? Beh, diciamo che la FIV mi ha mandato a Santander a marzo di quest'anno per i trials olimpici multi-hall, e per cui abbiamo ricominciato questo progetto in multiscafo, in mixed, con il Nagra 17. Nagra 17, la nuova classe olimpica, non ce ne sono ancora in Italia. Quando arrivano? Ma i primi arriveranno a novembre-gennaio, che fanno parte di quel gruppo di barche di intesa tra la FIV, tra l'ISAF e la Nacra, e per cui cominceremo questi primi test con le barche all'inizio dell'anno. Cos'ha di speciale il Nacra 17 rispetto alle altre classi olimpiche? Ma intanto va bene, stiamo parlando di un multiscafo che credo che era arrivato il momento di un grande rientro anche sull'onda del successo della Coppa America e dell'interessamento del multiscafo in generale con il col circuito dell'Extreme 40, queste cose qui. La barca è una barca molto innovativa, avrà i foil, albero in carbonio, un peso abbastanza ridotto, stiamo parlando di 138 kg, ha un grosso appeal, molto accattivante anche, ripeto, nel momento della moda del multiscafo. Ci sei già salito? Sì, io ci ho lavorato a Santander con i trials olimpici. Che sensazione ti ha dato? È una sensazione molto interessante, ha degli spunti molto simili al Tornado e questo ci fa buon sperare per il discorso della velocità. Una barca tecnica, ben costruita, e speriamo che... Jennaker ovviamente, doppio trapezio e questa particolarità del misto. Ecco, la super particolarità del misto, per la prima volta una classe olimpica si presenta con questo tipo di format. Esatto. In Italia non abbiamo tradizioni, evidentemente nessuno può averne. Nessuno, esatto. Come stai lavorando in questi sensi? Ci sono degli equipaggi che stanno provando, ci sono esatto. Dei nomi importanti anche che stanno per provare? Sì, guarda, prima cosa ti dico che inizialmente questa cosa del mixed ci spaventava molto, perché sotto l'aspetto soprattutto delle criticità che può essere fare un quadriennio olimpico, 4 anni, e vivere in simbiosi con un compagno o una compagna, quindi con le differenze che ci sono a livello proprio naturale, insomma. Così. Ovviamente però non ci sono situazioni predefinite, ognuno no, sceglie come no, vuole, se esatto, sarà l'uomo esatto, o la donna a timonare. Esatto, esatto, esatto. E la barca, il peso dell'equipaggio ideale quale dovrebbe essere? Il peso dell'equipaggio ideale è sui 130-135 kg. E non ci sono evidentemente ancora esperienze, sia se ne convenga averne di più a poppa o a prua di questi... cioè se il più pesante deve essere il prodiere o il timoniere? Che il prodiere con i catamarani sportivi ha questa peculiarità di dover tirare la scotta aranda di bolina e il jennaker nelle andature portanti, quindi diciamo che deve avere una grande situazione atletica, questo sicuramente. Quindi non c'è nessuna, anzi potremmo, è possibile pensare a molte ragazze al volante, se possiamo, si può dire. Possiamo pensare a molte ragazze al volante, queste sono delle teorie che ci siamo fatti, e anche se chiaramente timonieri di maschi di grande esperienza che vengono o dalla specialità di altri multiscafi o olimpici possono dire la loro. Ecco, facciamo qualche nome. Sì. Gabriele Zandonà, Flavia Tartaglini sono due dei candidati almeno al test. Stiamo testando, intanto in questo momento che non abbiamo la barca specifica, il Nagra 17, stiamo facendo dei test con altri catamarani, con Hobbycat 16 SP o anche Formula 18. Che è quello che gli somiglia di più? Qual è che diresti che gli somiglia? Beh, il Formula 18. Formula 18 è quello che gli somiglia di più. Formula 18, anche se il Nagra 17 ha delle prestazioni maggiori, perché essendo più leggera, albero in carbonio, e stiamo parlando di una barca più innovativa.
innovativa, più... Quanto costerà? La barca con il protocollo ISAF delle prime 100, che ormai sono state già, diciamo, prenotate e vendute, stavamo sui 16.750 euro. E invece successivamente... Compreso, IVA compresa, proprio pronta? No, IVA esclusa. Si parla sempre, sì, del netto. E successivamente 19.000. Stiamo parlando di una barca, ripeto, con un'attenzione costruttiva in compositi, vele in laminato, pentex, insomma, con uno studio progettuale alle spalle di un certo rilievo. Semplice da armare? Sì, assolutamente, nessun problema. Sicuramente bisogna fare un lavoro sulla messa a punto, che ci ricorda molto i catamarani sportivi più evoluti come il Tornado, il Formula 18, per cui sicuramente i tornadisti avranno, come dire, dei fondamentali alle spalle che possono essere utili. Se tu dovessi sognare, immaginando in modo del tutto ipotetico, un equipaggio ideale che pescheresti, indipendentemente dalla loro disponibilità, un gioco? Beh, io è quello che sto facendo. Zandonato Tartaglini suona bene. Suona molto bene. Quello che sto facendo sicuramente è quello di fare delle consultazioni anche qui al campionato italiano classi olimpiche, per trovare mischiare dei componenti tra esperienze olimpiche dai derivisti, mettendoli con degli specialisti del multiscafo che sono già abituati a delle velocità. Puoi fare qualche nome? Chi sono i timonieri di multiscafo a cui hai pensato? Ma per ora io sto lavorando molto sulla giovanile, che in questi 4 anni ho collaborato anche con la FIV in questo anno con il progetto Verso Rio 2016. E quindi c'è Francesco Porro, che ha vinto l'europeo Obiga 16 SPI, che ha già preso il NACRA, e la Giulia Zappacosta, che viene dal 470, che in questi ultimi 2 anni precedenti ha fatto anche molto bene al CICO degli anni precedenti, che è già 11 mesi che lavora con noi, è campionessa italiana freschissima, recentissima di Obiga 16, che sta facendo molto bene. Gabrio verrà a fare dei test di prova, la Tartaglini, dopo l'uscita del windsurf, facendo le varie prove delle varie classi, compreso il kite, si è già affacciata in questa realtà. A luglio abbiamo fatto un lavoro di test sul lago di Garda con Porro, e poi ci sono anche altri molti giovani di questo gruppo che stanno facendo molto bene e stanno preparando questa cosa. Nel mio gruppo ne abbiamo prenotati 6 che arriveranno tra gennaio e marzo. Al nord è molto interessante, da quello che si vocifera, c'è la Salvà, che tornerà in regata col multiscafo, Bissaro che ha fatto un bronzo al mondiale Formula 18 ultimamente. Quindi diciamo che c'è un interessamento, c'è un movimento dietro in fermento molto più interessante degli ultimi anni del Tornado, che noi abbiamo sofferto per dover fare un lavoro nazionale, per cui dovevamo andare all'estero per confrontarci e per alzare la soglia. Matteo, io ti ringrazio moltissimo di queste preziosissime e molto interessanti informazioni. Ovviamente la promessa è che ci vediamo tra gennaio e marzo, non appena arrivano le barche, perché moriamo dalla voglia di vederle. Volentieri. Grazie mille, grazie a presto. Te.